abbastanza domani per questo, perciò la faccio a terra. Io credo che oggi forse lo show vanno rimasto a lei, forse visto tante assenze dell'opposizione, ha ricaricato lei a fare questo show questa giornata. Però noi non cadiamo per provocazioni, noi siamo gente che si assume la responsabilità, l'abbiamo detto alla città e noi rimaniamo in questa opera. Grazie, consigliere Rossino. Senta, intervenire, chiedo la parola al consigliere. Chiedo la parola al consigliere Esposito Rossino. Buongiorno Presidente, buongiorno signori consiglieri, buongiorno signori assessori, buongiorno sindaco. A te mi rivolgo perché ci conosciamo da un po'. Io stamattina sono particolarmente emozionato, della platea che mi è di fronte, tanti amici, persone con cui ho condiviso diciamo momenti belli, momenti brutti della città, e francamente stamattina sono venuti tutti belli preparati con i testi. Io tendenzialmente vado a braccio, preferisco far parlare il mio animo, il mio cuore, cioè voglio dire, è ovvio, io capisco il gioco delle parti, capisco che oggi, fino a 6 mesi fa, noi portavamo i debiti che qualcuno dei banchi dalla parte opposta diceva che erano illegittimi, erano illegali, che non era giusto e non era corretto. Oggi tocca a me, perché sono una persona corretta e seria, non riesco a farlo, cioè nel senso che capisco che la città vi ha premiati, dovete governare, mi auguro nell'interesse di tutti che lo facciate, nell'interesse della città. Quindi io farò una opposizione con il Partito Democratico attenta, cercherò di portarvi diciamo, a delle tematiche che sono a cuore. Capisco bene che se non si mette a posto il bilancio non si può partire con niente, perché sapere cosa sia in cassa per poter affrontare i problemi della città è di fondamentale importanza. Rossetta è nuovo del Consiglio Comunale. Io ritengo che ci vuole rispetto nel parlare a tutti. Quindi qui nessuno lo sciolga. Ognuno porta il suo punto di vista che è legittimo ed è diciamo doveroso. Perché come siete stati eletti voi a governare questa città? Siete stati eletti voi a cercare di, come devo dire, fare una sana opposizione per cercare di portare questa città in un posto che deve molto più in alto di quello in cui si trova. Allora, fatta questa premessa, io non devo dire che capisco perfettamente, però Angela ha messo a posto un problema, come devo dire, di legittimità degli altri, per dire che cosa. Io penso che come voi come maggioranza siete ai primi atti, no? Quindi io capisco tutte le difficoltà che si possono avere, ma siete tutte persone, come devo dire, ampiamente, come devo dire, già rodate, ci stanno i nostri consiglieri della maggioranza che hanno già avuto ruoli di responsabilità, sessioni, varie, tutte le cose. Ovviamente noi cercheremo, e io ritengo che si poteva, tornando al ragionamento di ignoro di responsabilità nei riguardi della città, fare un ragionamento molto lontano, si approvava gli atti che erano in regola, il 25 si metteva come primo atto. Capisco perfettamente che sono atti. Noi nella passata amministrazione abbiamo fatto un'opera, mi dispiace che non c'era la consigliera Vignani, perché lei ha detto che pur denunciando nelle varie imprese, nelle varie amministrazioni, pure è cambiato. E io ritengo che della passata amministrazione, rispetto a una casa che è stata, diciamo, votata dai cittadini, ma questo lo lascio, diciamo, ai vostri, di loro come sentenza, si è fatto un ottimo lavoro, specialmente sui temi di quello di bilancio. Chiedere di mandare gli atti alla Corte dei Conti è come dire che, come dire, quando vuole lasciare i tempi. È abuso, proprio per questo sto dicendo, c'è stato Beppe Parma che ha detto un pregiudiziale, tutti dovranno essere accettati le responsabilità, gli altri dovranno essere mandati alla Corte dei Conti.
praticamente il mio buon amico Pasquale Pignola ha replicato dicendo che ci vogliono atti conseguenziali, quindi gli atti che saranno mandati a Corte, cioè tutti gli atti diciamo vengono praticamente mandati alla Corte Conte. E quindi io ritengo semplicemente una cosa: a me non è piaciuto il primo atto di giudizio, lo dico con tranquillità. Perché non è piaciuto il primo atto di giudizio? Perché il primo atto di giudizio è un atto che parla di casoni ambienti, revoca della magistratura, è unico, è un atto gravissimo, caro Raffaele, non tanto dal punto di vista di quello che si prenderà a fare, ma dal momento in cui l'avete fatto e per lo scopo in cui l'avete fatto. Mi dico il mio pensiero, e sai che lo dico con cuore, quindi tienilo presente. Avevate 45 giorni per revocare l'amministratore unico di Casoli Ambiente. Potevate revocare un amministratore e farne un altro. Avete deciso la strada per giorno. Avete deciso di fare un CDA composto di altri. Ah, quindi avete cambiato idea. Allora sono. Consigliere Esposito, teniamoci al momento di tutto. Mi sto tenendo a voce all'estero. Parlare dei problemi della città, questo è il problema del giorno del Consiglio Comunale. Quindi, allora, quindi avete, no, io sono armato, ok? Mi dovete perdonare. Allora, io sono tornato dalle ferie, quindi mi dovete perdonare. Siamo andati 15 giorni, di Lovegna. Ragazzi, ragazzi, un po' di attenzione. Quando si taglia a dire i risultati, chiedere scusa è un atto di forza, non di debolezza. Quindi io ritengo, chiedo scusa. Ero rimasto ai tre. Non ritenevo un atto, diciamo, prettamente politico e non in linea con quello che era l'efficientamento del premio e tutto il resto. Quindi questo era quello che volevo dire. Critico quello che volevo dire. Io, diciamo, non voterò gli atti che praticamente voterò contro gli atti che sono all'ordine del giorno. Perché è giusto assumersi la responsabilità, la maggioranza è stata votata, è stata, diciamo, è ampiamente solida, quindi avete smesso di andare avanti. Io ritengo che però i definitivi mi lascio che io fossi, diciamo, il responsabile di fare questo tipo di operazione. Pagherei tutti quelli correnti cercando di recuperare quelli che sono stati compatibilmente con il nostro bilancio. Perché? Perché ritengo che accumulare debiti come sono stati accumulati negli anni scorsi, e quindi me ne assumo anche la responsabilità, visto che io faccio il consigliere per la terza volta consecutiva, ho fatto la mia prima esperienza nel 2011, dove non c'era questa funzione. Della passata amministrazione si è posto al centro la funzione ai debiti di prefinanci. Mi auguro che questa amministrazione possa avere le risorse e possa avere la capacità di recuperare i fondi per pagare quei correnti e cercare di recuperare quegli assisti. Nella passata amministrazione c'erano debiti fuori bilanci che sarebbero per 2001, 2003. E ovviamente le responsabilità ci passano gli anni per riuscire poi a portarle all'ordine, diciamo, cioè al tutto, portarle e riconoscere. Allora io ritengo che se noi però abbiamo alcuna abitudine di affrontarli quando vengono generati, c'è la possibilità anche di risalire con maggiore semplicità quelle che sono le persone che li hanno generati. Ringrazio, mi auguro in bocca al lupo, ci apriamo in bocca al lupo, ma io ribadisco il concetto, atti che siano in linea con quello che la città aspetta. Abbiamo una serie di problemi non da poco, e quindi ritengo che Raffaele ha il compito arduo, ha il compito arduo, ritengo che riuscirete, diciamo, anche con molto tipo che ha molti problemi. Ringrazio il consigliere Simone per il suo intervento.